Ciao, sono Luca Saporito, sono il titolare di questa azienda che si chiama Terre di Eno. Io produco principalmente cioccolato, vini e cioccolato. Il cioccolato di Terre di Eno è un cioccolato un po' diverso da quello classico che conosciamo. Cioccolato puro che viene da determinate piantagioni, quelle del Centro America, e rispetta determinati canoni, che sono quelli che sono stati abbandonati poi nel tempo, perché l'artigiano, invece di continuare a distinguersi, cerca di avvicinarsi all'industria, quando invece vediamo le industrie che cercano di avvicinarsi agli artigiani. Magari è una strada un po' più dura da percorrere, però se riusciamo a crederci e riusciamo ad avere delle piccole soddisfazioni, magari nel momento in cui un'attività artigianale, realmente artigianale, come dico spesso, riesce, possiamo avere un successo diverso da un altro. Questo lavoro è diventato un lavoro per una passione di mio padre, una passione, una semplice passione che aveva mio padre per i vini e per il cioccolato, da condividere con degli amici. Io l'ho trasformato in un'attività. Mi sono specializzato con due dei migliori maestri a livello internazionale, il maestro Pierpaolo Magni e il maestro Eliseo Tonti. Avendo avuto alle spalle una famiglia che si occupava di tutt'altro, quindi poteva avere una strada, tra virgolette, spianata su altri fronti, ho deciso di percorrere invece quello che è la passione, che molti spesso tralasciano. Mettersi in proprio in un momento del genere diventa difficile, però nel momento in cui ti dà delle soddisfazioni sono enormi. Le difficoltà maggiori, ovviamente, la burocrazia che c'è in questo paese. Una serie di, diciamo, sistemi che sono vigenti nel nostro paese, nella nostra città, che io amo fondamentalmente, perché altrimenti non avrei deciso di investire tutto quello che ho qui. È abbastanza difficile vedere nuove attività che nascano senza avere alcun tipo di problema. L'altra opzione sarebbe andare fuori, però io dico, nel momento in cui amiamo la nostra città e vogliamo restare qui, perché non provare invece a farci uscire qualcosa di buono? Ai giovani come me che pensano di intraprendere il mio stesso percorso, consiglio innanzitutto di pensarci bene, essere coscienti che questi percorsi lavorativi, in particolare quello dell'artigiano, perché in effetti sono un artigiano, sono percorsi lunghi. Nel momento in cui un giovane pensa che iniziando un'attività propria abbia soltanto delle soddisfazioni senza avere degli obblighi, delle rinunce, oppure senza avere comunque una vita che non è assolutamente facile, intesa come impegni, dimenticarsi di tutto quello che c'è intorno e concentrarsi sul proprio lavoro. Questo non significa scoraggiarli, ma essere convinti della scelta che si fa. Sì, ce la possiamo fare, perché se ce l'hanno fatta le generazioni nel dopoguerra o anche prima della guerra, ce la faremo sicuramente anche noi. Non è facile. Però non è impossibile, specialmente quando cerchiamo di differenziarci. Il problema è distinguersi. Io l'ho fatto un po' su tutti i fronti, oltre ai prodotti, l'ho fatto anche inventandomi un po' di tutto. Terre di Eno oggi si occupa di eventi. Il mio futuro lo vedo positivo. Ho la fortuna di avere già una bella famiglia, avere due figli, un'attività con un livello già buono. Per me il livello non è quello economico, per me il livello è quello della mia formazione, il livello è quello delle mie soddisfazioni morali, perché ho avuto la tenacia di fare un percorso in età abbastanza giovane, dedicandomi totalmente, e quindi credo che sia positivo, perché poi comunque alla lunga questi sacrifici ripagano totalmente quello che si sprecano, diciamo, le energie che si sprecano, ecco.